E se domani io non potessi rivedere te? Mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me. Quello che basta all'altra gente non mi darà. Nemmeno l'ombra della perduta felicità. Mi sono trasferita qua 6 anni fa per lavorare in un'azienda. Poi ho deciso di abbandonare questo lavoro e di iscrivermi al conservatorio e fare appunto cercare di intraprendere questa professione al 100%, perché io in realtà ho realizzato tardi che la musica non era solamente un hobby. Falling from the moment when you weren't there. I was falling from the certain thing I wanna be your man. I'm thinking that you could just be my happiness. Finisce una relazione, il panico di oh my god, oh mio dio, come continuerò ad andare avanti senza questa persona. Poi la realizzazione. But then I just realized that I could be my own paradise. Io sono proprio felice quando canto, cioè ho una sensazione di felicità interiore che non ti posso proprio spiegare. Cerco sempre di essere abbastanza me stessa, perché insomma in maniera costruita verrebbe una cosa brutta. Sì, sono un artista, oh ecco, ma non sono un avvocato, sono un artista, ecco. Io mi sono laureata in giurisprudenza, ma poi ho deciso di cambiare totalmente la mia professione in Irlanda. Poi dici, che cosa vuoi dire con la tua arte? A volte qualcuno mi fa questa domanda. Io la trovo anche una sorta di terapia, il canto stesso, la musica stessa e l'arte stessa per me. Si você disse che un desafino amor, saiba che so e mi provoca immensato. Insomma, quando ti trasferisci in un altro paese hai anche l'opportunità di, appunto, di reinventarti e di capirti un po' di più, no? Essere un italiano a Dublino vuol dire anche gestire un po' il proprio, come si dice, il proprio pathos, perché potresti spaventarli un po'. Credo che mi considerino una persona molto intensa e un po' pazza. Gli irlandesi sono terribilmente gentili. Dalla mia esperienza è molto raro che tu veda persone che litigano in mezzo alla strada. Diciamo che noi italiani siamo molto più, e io in particolare moltissimo, esterno molto le mie emozioni. E diciamo che mi ha aiutato ad essere un po' più calma, forse. Tutto sta nel viverle le cose, quindi anche se non dovessi avere successo da un punto di vista economico, da un punto di vista sei diventato famoso o meno, cioè, ma no, per me la cosa fondamentale è riuscire a cantare, poterlo fare e poter lavorare di questo.